Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di disabilità e nello specifico della legge 104. Infatti il bonus IMSS correlato a tale legge è in scadenza. Vediamo insieme tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Il bonus IMSS di cui parlavamo e la legge 104 sono in correlazione in quanto tale bonus eroga gli aiuti economici ai caregiver, ovvero coloro che si occupano dei familiari con la legge 104. Per poter ottenere l'accesso a questo bonus bisogna soddisfare specifici requisiti. Il primo tra tutti è quello dell'iscrizione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Quindi la partecipazione al concorso è riservata ai dipendenti e ai pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Ricordiamo che tale progetto, incominciato nel 2019, e scadrà nel mese di giugno 2022, dunque a metà dell'anno prossimo. Nonostante questa scadenza, l'inoltro delle domande di partecipazione dovrà avvenire entro la data ultima del 31 gennaio 2022, dunque rimane pochissimo tempo. La somma che si potrà ottenere, ovviamente, come avevamo già spiegato in un nostro precedente video inerente alla legge 104, dipende dall'invalidità della persona assistita e dall'ISEE, ovvero l'indicatore della situazione economica, che è suddiviso in 6 diverse fasce di reddito: da 0 a 8.000 euro, da 8.000 a 16.000 euro, da 16.000 a 24.000 euro, da 24.000 a 32.000 euro, da 32.000 a 42.000 euro, e l'ultima fascia riguarda gli interessati che hanno un ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro. Ovviamente tutto dipenderà in base al tipo di disabilità, ovvero media, grave o gravissima. La somma massima erogabile con il bonus IMSS per i caregiver che si occupano di persone con la legge 104, ricordiamo, è di 1.050 euro, mentre il minimo è 0 per l'ultima fascia di riferimento, ovvero più di 40.000 euro e una disabilità media. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.